e che quindi ha convinto a ripeterla e a farla durare molto più dei 3 giorni, perché intanto ci sono le prospettive, no, della costruzione di questo insieme di testimonianze che poi insomma faranno discutere della materia oltre i 3 giorni o in preparazione. C'è la facoltà d'agraria che è lì e che tutti i giorni indica alla comunità come attingere da prodotti di qualità e non come dire, a lunga conservazione o comunque modificati o comunque non integri. Ci sarà anche, io penso, il valore dell'annullo, che il sindaco non ha detto, ma che è qui davanti ai nostri occhi e che quindi rimarrà. E quindi va oltre i 3 giorni, va oltre a Agugliano, nella provincia d'Ancona, nella regione Marche, ma anche, mi pare di aver capito, con grande orgoglio, laddove rappresentanti di Dubai, della Libia e della Germania potranno parlare di Agugliano. E quindi se abbiamo fatto un investimento l'abbiamo fatto molto buono, perché il ritorno sarà di gran lunga superiore a quello che magari immaginavamo. Una manifestazione che incontra anche gli interessi della categoria che per eccellenza affianca gli artigiani, perché io penso che il valore dell'intervento di Belvederesi sia questo, cioè noi parliamo di una manifestazione che ha al centro il valore della manualità, dell'artigianità. Io credo che sia un matrimonio perfetto. Quindi io chiudo dicendo grazie ad Agugliano, a questo sindaco lungimirante che è stato coraggiosamente al centro di una grande iniziativa e che sapeva di non essere solo, l'ha detto lui, io lo riprendo perché guardate, fa veramente piacere quando si riconosce il valore della corresponsabilità quando c'è da decidere, ma anche della condivisione quando c'è da gestire. E quindi grazie a lui e grazie alla categoria, alla Confartigianato di cui siamo ospiti, perché ci indica la via maestra, ci indica come non aver paura di avere coraggio e continuare a poggiare le nostre economie su qualcosa che è irripetibile, che è la bellezza del prodotto artigianale.